Ringrazio il sottosegretario per lo sforzo e il dettaglio della sua risposta, anche se non posso ritenermi soddisfatto, perché noi nell'interpellanza chiedevamo tre cose: innanzitutto delle misure straordinarie per risolvere un problema che va avanti da anni e che tra l'altro i dati che ci ha fornito il sottosegretario confermano impossibile da risolvere a questo ritmo e con le attuali strutture, risorse e senza un impegno, ripeto, di natura straordinaria. Lo stesso discorso vale per il potenziamento dell'organico consolare, perché nonostante i numeri, la rete, anche lo sforzo dei nostri funzionari nei consolati in Brasile, noi abbiamo una struttura sicuramente al di sotto non soltanto della dimensione della nostra collettività. Ricordo che in Brasile vive oggi la più grande collettività di italo-discendenti al mondo, con numeri che stimano in circa 30 milioni gli oriundi in quel paese, ma anche al di sotto delle straordinarie opportunità che quel paese rappresenta dal punto di vista dell'internazionalizzazione commerciale ed economica. In questi giorni noi abbiamo ascoltato in Commissione Esteri il direttore generale della Farnesina, l'ambasciatore Massolo, che nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla rete consolare in qualche maniera ci ha confermato questi dati, ma ci ha confermato delle preoccupazioni, cioè che nonostante l'America Latina rappresenti per l'Italia un paese prioritario, una regione prioritaria tanto per la dimensione della nostra collettività quanto per l'opportunità di espansione, di penetrazione del nostro paese, la rete consolare ivi installata non è adeguata e questo in Brasile è particolarmente evidente. Anche sulla situazione delle pratiche in esame presso la commissione istituita nel Ministero dell'Interno relative ai cittadini dell'ex impero austro-ungarico, mi sembra che continuiamo ad essere lontani da degli obiettivi minimi accettabili, nonostante lo scorso anno si sia concluso il termine per la presentazione delle domande di cittadinanza da parte di quei cittadini, termine rispetto al quale noi avevamo proposto una proroga sia con degli emendamenti che con un'apposita proposta di legge. Ecco, rispetto a questo quadro noi continuiamo a dimostrare una attenzione sicuramente al di sotto delle necessità rappresentate dalle nostre collettività, un'attenzione sicuramente al di sotto della straordinaria opportunità che potrebbe costituire una maggiore presenza anche tramite i cittadini di origine italiana in questi paesi. E purtroppo il dato che in 6 mesi si siano potute espletare un numero di processi di cittadinanza così irrisorio in tutta la rete consolare del Brasile aumenta la nostra preoccupazione e aumenta sicuramente il disagio di questa nostra grande collettività che oggi è costituita da professionisti, da giovani, da rappresentanti del mondo delle istituzioni, delle imprese e quindi da personalità che potrebbero costituire, se adeguatamente supportate, un volano anche per la nostra economia, che invece se si vedranno respinte o comunque mortificate anche con un'assenza di risposte da parte del governo in questo campo, potrebbero ovviamente girare le spalle al nostro paese. Io credo che un paese serio, grande come il nostro non può permettersi
una situazione del genere, non è serio, non è comprensibile né giustificabile un'attesa che a volte sfiora i 10 anni per il riconoscimento di un diritto, se non riusciremo a mettere mano a questa situazione, a trovare delle soluzioni adeguate, né verrà intaccata anche la nostra credibilità internazionale, e credo che lo scopo dell'interpellanza, ripeto, firmata da esponenti autorevoli di tutti i partiti, era questo. Le risposte non sono sicuramente soddisfacenti. Io spero che le nostre istituzioni possano comunque prendere atto di un problema e trovare delle risposte che, se non rispondono, ripeto, saranno trovate dai cittadini, adibendo le istanze giuridico-legali, e da quel punto di vista probabilmente poi il prezzo che pagheremo come Stato italiano sarà molto più alto. Grazie.